Bentornati ad un nuovo appuntamento con Serie D in gol. È andata in scena la nona giornata di andata nel campionato. Sono stati tanti risultati importanti, alcuni anche a sorpresa, ed era anche la terza giornata nel giro di una settimana, complice il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Sono state 5 vittorie interne, 2 pareggi e 3 invece le vittorie delle squadre che hanno giocato in trasferta. 24 i gol segnati, tra questi ci sono state 2 autoreti, quelle di De Fabritis del Real Giulianova e Massetti del Notaresco, una doppietta di Dipinto del Francavilla, addirittura una tripletta di Fortunato che ha permesso al Pineto di vincere a Campobasso. Ci sono stati anche 2 calci di rigore assegnati e trasformati. In testa alla classifica dei marcatori c'è sempre Ricciardo del Cesena, anche se nella giornata di ieri non è andato a segno. Al secondo posto una coppia formata da Pera della Recanatese e da Fortunato del Pineto, che ha fatto un bel balzo in avanti. Ma andiamo a vedere con ordine risultati e classifica, partendo ovviamente dai risultati della nona giornata del campionato di Serie D Girone F. A Forlì, Agnonese batte Forlì 2-1, a Campobasso Pineto batte Campobasso 3-0, Francavilla batte San Maurese 4-0, Isernia batte Vastese 1-0, Aiesi Cesena batte Iesina 2-0, Matelica Notaresco 3-2, Recanatese Real Giulianova 1-0, San Giustese Avezzano 1-1, Sant'Arcangelo Castelfidardo 0-0, Savignanese Montegiorgio 2-1. In classifica comanda sempre il Matelica con 24 punti, seguito dal Cesena a quota 22, San Giustese 19, Notaresco 18, Francavilla 17, Sant'Arcangelo e Savignanese a 15, Recanatese 14, San Maurese, Isernia 11 punti, Pineto e Giulianova 10, Forlì 9, Montegiorgio 8, Campobasso, Vastese 7, Agnonese e Iesina 6, Castelfidardo 4, chiude l'Avezzano con 3 punti. Partiamo subito e andiamo a vedere i primi servizi. Iniziamo dallo stadio Giovanni Paolo II di Matelica, dove è andato in scena il big match con i marchigiani che alla fine, all'ultimo tuffo, riescono a battere il Notaresco. È finita 3-2. 3-2 nel finale al Giovanni Paolo II in una gara molto bella ed emozionante tra due squadre ai vertici della graduatoria. Prosegue dunque la sua marcia in vetta alla classifica la squadra di Mister Chiozzo, che infila l'ottava vittoria in 9 gare e tiene così a distanza il Cesena, staccando i ragazzi di Cudini. Ancora senza Margarita, il tecnico di casa decide di lasciare in panchina Fioretti per fare spazio a Dorato e presenta un 11 con Avella in porta, Arapi e Riccio esterni di difesa con Benedetti e De Santi, scoppia centrale, Losicco e Pignato sulla mediana con Franchi, Melandri e Bittaglie che agiscono alle spalle di Dorato. Cudini propone un 4-3-3 con Monti tra i pali, pacchetto di difesa composto da Massetti, Salvatori, Dalmazzi e La Barba, Blando in mezzo al campo con Candellori e Bontà ai suoi fianchi e Tridente con Liguori, Moretti e Minella arbitra, Caldera di Como. La squadra ospite è subito propositiva e costringe il Matelica sulla difensiva nei primi minuti. Al terzo Blando con un diagonale rasoterra chiama Avella al primo intervento della gara. Poco dopo Minella, rimesso in gioco dal tocco di un difensore di casa, cerca la porta ma viene murato in corner. Il Matelica sembra sorpreso dell'atteggiamento degli abruzzesi, ma al primo affondo riesce a colpire. Il sesto, Franchi, sfugge alla guardia di La Barba sulla destra e centrabasso per Dorato, che da due passi trova la deviazione che mette fuori causa Monti e porta in vantaggio il Matelica. Gli abruzzesi si spingono subito in avanti alla ricerca del pareggio, ma non trovano spazi per costruire chiare occasioni da rete con il Matelica, che contiene senza troppi affanni il tentativo di reazione del Notaresco e prova a pungere in contropiede con Franchi e Melandri, ma non riesce a creare pericoli dalle parti di Monti. La squadra di Cudini resta stabilmente in avanti, ma l'unica conclusione verso la porta di Avella arriva a metà tempo con La Barba, che dai 20 metri manda altissimo. Al 24esimo è Minella a cercare il diagonale, ma il pallone finisce lontano alla porta marchigiana. Al 26esimo Franchi esce vincitore dal duello sulla fascia con La Barba e riesce a mettere in area per Melandri, che allarga però il tiro col destro.
Al 28esimo, da un pallone buttato in area biancorossa da Blando, nasce una serie di batti arrivati davanti ad Avella, che poi è attento sulla conclusione finale dalla distanza di Massetti e blocca. Al 30esimo, La Barba è il primo ammonito della gara, dimostrando di soffrire tremendamente la vivacità di Franchi, che un minuto dopo mette al centro ancora dalla destra. Il pallone viene spinto in fondo alla rete da Vittaglie dopo aver attraversato tutta l'area ospite, ma il direttore di gara non convalida per la posizione irregolare del giocatore biancorosso. Salvatori, da lontanissimo al 36esimo, carica il destro ma non inquadra la porta di Avella. Pochi istanti dopo, Bontà entra col gomito alto su Dorato a metà campo, con Caldera che gli mostra il giallo tra le proteste dei padroni di casa che chiedevano l'espulsione del numero 10 rosso-blu. Insistono i ragazzi di Cudini, con il Matelica che stringe i denti ripiegando con tutti gli effettivi nella propria metà campo. Gli ospiti collezionano una serie di tiri e lavandierina, dei quali non scaturiscono pericoli per l'estremo difensore di casa. La squadra di Tiozzo però fatica a distendersi in avanti come nella prima mezz'ora. La gara vive anche di qualche momento di tensione, ma prima della fine della prima frazione il Matelica riesce a portarsi sul 2-0. Dorato questa volta sempre dalla destra, centra basso, Massetti nel tentativo di anticipare Vittaglie infila la propria porta, mandando così i biancorossi negli spogliatoi sul doppio vantaggio. Il secondo tempo si apre con il Notaresco che prova subito a riaprire la partita. Minella dopo due minuti ci prova di potenza, ma la sua conclusione non è precisa, e al sesto Benedetti sbaglia il disimpegno e permette a Bontà di recuperare palle e provare il tiro, sbarrato da De Santis che devia in corner. Il Matelica contiene e non disdegna qualche puntata offensiva, come intorno al quarto d'ora, quando su tiro alla bandierina da destra Dorato prova a girare di testa al centro area, senza però trovare la porta avversaria. Poco dopo fuori Franchi per Cuccato, e due minuti più tardi dentro Bugaro al posto di Benedetti nei padroni di casa. Bontà ci prova con una punizione dalla sinistra con una traiettoria insidiosa che finisce non lontana dai pali di Avella, mentre ancora su azione di corner al 64esimo il Matelica mette i brividi alla difesa abruzzese con un pallone tagliato che attraversa tutta l'area senza trovare la correzione vincente. Un minuto dopo è Losicco ad impegnare Monti con una bella conclusione dalla distanza, e il portiere si rifugia ancora in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo il San Nicolò Notaresco riesce a ripartire in contropiede e Cuccato stende ingenuamente Moretti in area. Caldera non ha esitazioni e comanda la massima punizione per la squadra abruzzese. Minella dagli 11 metri spiazza Vella e riapre la partita. Riprende coraggio il San Nicolò Notaresco con il Matelica che si innervosisce e concede campo ai ragazzi di Cudini, e in pochi minuti finiscono sul taccuino di Caldera, prima Rapi e poi Pignat. La squadra ospite ci crede e riprende a spingere con convinzione, trovando il pari al 77esimo, quando la difesa biancorossa concede il fondo a Liguori sulla destra e poi non riesce a chiudere sull'inserimento di Bontà, che è il più lesto di tutti a raccogliere l'invito del compagno, mandando in rete il pallone che vale il 2-2. La squadra ospite appare accontentarsi, stanca dopo la rincorsa per raggiungere il pareggio, ma nella finale arriva la beffa per i ragazzi di Cudini. Monti all'87esimo si fa sfuggire il pallone calciato allo Sicco su punizione dalla sinistra e concede il calcio d'angolo. Sul tiro dalla bandierina la sfera attraversa tutto lo specchio della porta e nella mischia davanti a Monti Cuccato trova la deviazione che vale il nuovo vantaggio. Il Notaresco prova a riportarsi in avanti non avendo più nulla da perdere e va di nuovo vicino al pareggio con la conclusione di Moretti su imbeccata di Liguori nel primo minuto di recupero, ma Avella blinda la porta e il risultato respingendo il tiro. Gli ultimi assalti ospiti sono generosi ma poco lucidi, e il Matelica al triplice fischio finale può festeggiare la vittoria che conferma i ragazzi di Tiozzo in vetta. Mister Tiozzo, vi siete fatti recuperare due reti nel secondo tempo, però l'avete portata a casa anche oggi con grande volontà. È continuato il filone di domenica, abbiamo dimostrato, la mia squadra sta dimostrando un grande carattere e mi stanno sorprendendo sotto questo aspetto qua, sono veramente bravi, perché penso che il 2-2 avrebbe steso un Mike Tyson e noi ci siamo un po' rialzati e si è riuscito a fare il 3-2, insomma. È una prova che questa squadra qui comunque ha carattere e devo complimentarmi con loro. Li ringrazio anche.
Un Notaresco che comunque ha cercato di giocare la partita, vi ha messo anche in difficoltà, costringendovi un po' a cambiare il vostro gioco, costringendovi a usare più le azioni di rimessa che non imponendo la vostra tattica, insomma. È vero, il Notaresco ha fatto un'ottima partita sotto l'aspetto della gestione della palla e delle idee. Sapevamo che loro concedono qualcosa perché comunque giocano, portano molti uomini ad attaccare la linea, soprattutto Bontà, che poi ha fatto anche gol. È anche vero che Bontà va a chiudere le azioni e la fascia destra rimane un po' più sguarnita perché manca la mezzala, e lì sono uscite le occasioni migliori il primo tempo con Franchi, e lì su quello spazio lì si è buttato Santiago. Non lo scopriamo oggi che il Notaresco è una grande squadra, oggi è stata una partita bella, avvincente, però ripeto, voglio sottolineare il carattere di questi ragazzi qua, veramente grazie e complimenti. Mister Cudini, la sua squadra ha cercato di imporre il proprio gioco al Matelica, un primo tempo in cui non avete faticato a creare occasioni, poi l'avevate riacciuffata sul 2-2 e poi una distrazione finale vi ha costretto alla sconfitta. Sì, c'è grosso rammarico per uscire qui da Matelica, è un campo difficile contro una squadra importante, la classifica lo sta a testimoniare, uscire con 0 punti dopo la prestazione che abbiamo fatto, che i ragazzi hanno fatto con la voglia sempre di andare a ricercare il risultato sin dal primo minuto, e paradossalmente ci siamo trovati sotto i 2 gol il primo tempo, forse eccessivamente per quello che Matelica aveva creato. Un secondo tempo in cui la sua squadra comunque ha dimostrato carattere cercando di riacciuffare l'incontro, c'era riuscita e è andata anche vicina a trovare la vittoria. Ma questo è un po' il nostro modo di pensare, giocarci le partite fino alla fine. È un gruppo abbastanza giovane, nuovo soprattutto, quindi fino alla fine ce le giochiamo e ce le giocheremo fino alla fine del campionato. Quindi c'è rammarico perché avevamo ripreso una partita che forse sembrava la fine del primo tempo persa, però poi la differenza, come ho detto ai ragazzi, la fa i dettagli in questo momento e anche non in questo momento, spesso volentieri, quindi nostre disattenzioni paghiamo in questo momento troppo, le paghiamo troppo care per quello che è il nostro demerito. Al Nicola Tubaldi di Recanati, vittoria dei Leopardiani 1-0 grazie ad una autorete di De Fabritis che condanna il Real Giulianova, squadra di mister Stallone che avrebbe meritato certamente di più. Sbruffa, stringe i denti, lotta ed alla fine porta a casa il risultato. È stata dura ma era scontato per la recanatese di fronte ad un Giulianova battagliero e che ha imposto al match un ritmo forsennato per 90 minuti. I leopardiani subito in vantaggio hanno avuto il torto di non aver sfruttato alcune ghiotte ripartenze ed allora gli abruzzesi hanno gettato anima e cuore uscendo sconfitti oltre i propri demeriti anche per un pizzico di sfortuna. La Iella d'altronde per loro si è materializzata subito con il gol partita, 8° traversone dalla sinistra di Sivilla, De Fabritis, scomposto, infila la propria porta nel tentativo di deviare il pallone. L'impressione a fine gara di mister Nico Stallone. Nico, puoi fare pochi rimproveri ai tuoi, credo. Ma sono rientrato in spogliatoi, li ho abbracciati 1-1, ho fatto i complimenti 1-1, ho fatto l'applauso 1-1, credo che insomma un gran Giulianova. Solo il risultato è diverso da quella che è stata l'espressione della partita, una partita come sempre contro una recanatese che non scopro io, che è sempre forte, che è sempre pericolosa, che bisogna avere sempre gli occhi guardinghi perché in qualsiasi momento ti può far male, che si è rafforzata anche nella fase di contenimento dove tutti si sacrificano, dove c'è grande esperienza, c'è l'attenzione al fallo, dove hanno fatto una grande parte difensiva, però insomma questo Giulianova ha fatto 80 minuti nella metà campo avversaria, ha concesso solo un paio di contropiedi alla squadra avversaria che sarà costretta sempre, permettetemi, ma ripeto, parliamo di una signora squadra, un signor allenatore che io stimo tantissimo, che oggi purtroppo non riusciva a contenere l'onda forte di questo Giulianova, che è mancato solo nel momento finale, perché un palo, una traversa, un rigore che l'arbitro ha dato e poi è tornato sui suoi passi, ricordiamocelo questa cosa per colpa del guardaline, un gol mangiato a 2 metri dalla porta da Di Paolo, un colpo di testa di Paolo, un altro tiro di Paolo nel primo tempo, insomma c'è stata tanta roba. Dire che non ti mancano gli acciaccati, no, al di là di Tozzi Borsoi in tribuna.
hai toccato il tasto giusto. Oggi abbiamo risparmiato un attimo Farò, che veniva da una settimana un pochettino difficile, aveva preso una botta abbastanza forte in settimana contro la San Giustese. Mangia Casale è appena arrivato, lo stiamo inserendo piano piano, ma soprattutto il giocatore più importante, mancavano Fabrizi, mancano Monaco, insomma mancano diversi giocatori, però tra questi tu hai citato il più importante, che forse è il più forte giocatore che abbia allenato nella mia carriera, che è Tozzi Borsoi. Dopo il gol subito, che vi abbiamo già descritto, ci mettono un po' gli ospiti per riassestarsi e si fanno vivi con un'iniziativa di Fazzini che appoggia per Di Paolo, la cui conclusione è deviata in angolo da Piangiarelli. Protesta la Recanatese al 32esimo su un dubbio contatto in area tra Antonelli e Marchetti, che l'arbitro sorvola. Splendida poi l'azione dei padroni di casa, subito dopo lancio da applausi di Olivieri per Pera, che galoppa sulla fascia, rimette in area per Sivilla, che di tacco costringe Sciba ad un intervento che ha richiesto bravura e grandi riflessi. Federico Del Grosso è un pericolo costante anche per le traiettorie dei suoi cross, uno dei quali colpisce in pieno la traversa a portiere battuto. Cala di intensità la pioggia, ma non il pressing di Pera sugli svagati difensori ospiti a cui sfila il pallone. La sua conclusione è fuori di un soffio. Ripresa al sesto, dopo una rimessa laterale di Marchetti ed una sponda di testa, la sfera arriva ad Olivieri, che in precaria coordinazione ed in scivolata mette a lato. Subito dopo Antonelli, serve Torelli, che anticipa Piangiarelli e viene atterrato. L'arbitro comanda il penalty, ma l'assistente annulla tutto per un fuorigioco millimetrico della punta giuliese. Al 26esimo c'è un cross che scavalca Borrelli, Del Grosso si aggiusta il pallone, prende la mira ed ancora il palo lontano. Gli ospiti sacramentano al 38esimo su sberla da fuori di Mangia Casale. Piangiarelli riesce a deviare, riprende Torelli che rimette al centro per Di Paolo, che sciupa da pochi passi. Prima del triplice fischio di Bordin c'è l'ennesima splendida azione di Pera, che si libera di Ferrante, che seppur lievemente lo strattona, ed il tiro conseguente inevitabilmente ne risente. Al termine festeggia la Recanatese, la cui classifica migliora sensibilmente e che ora si presenterà a Cesena con la serenità di chi davvero non ha nulla da perdere. Stallone esce dal Tubaldi con molti rimpianti, ma anche la consapevolezza di avere un'ottima squadra, se la condizione continuerà ad assisterla, nonostante i tanti acciacchi, magari recuperando l'imprescindibile Tozzi Borsoi, oggi malinconicamente in tribuna. Le riflessioni finali di Marco Alessandrini. Mister, gara durissima, molto sofferta, averla portata a casa vale molto. Eravamo consapevoli che era una partita difficilissima, adesso sofferta, penso che insomma, la squadra oggi era tonica, mi ha dato l'idea di una squadra in campo che concedesse pochissimo a una compagine che di solito ha fatto 2-3 gol ogni partita, perciò... Purtroppo noi in questo momento facciamo fatica a chiudere le partite, perché abbiamo diverse ripartenze o occasioni che magari non sfruttiamo, se no era una partita che potevamo chiudere molto prima. È normale che il risultato di 1-0 non ti dà mai certezze, non ti dà mai sicurezze, più ti avvicini alla fine magari più puoi avere delle paure, però insomma oggi ho visto una buona squadra contro un ottimo Giulianova, perché lo sapevamo. Però noi dobbiamo fare il nostro cammino, lo stiamo facendo, anche oggi non a caso non abbiamo subito gol, significa che insomma quello che ho detto prima, che l'atteggiamento globale della squadra è una squadra che concede pochissimo e dobbiamo solo migliorare nel chiudere le partite, nel finalizzare le occasioni, forse nel primo tempo anche per le condizioni della pioggia non ci permettevano di giocare e abbiamo forse rinunciato troppo a giocare, a fare il nostro calcio. Il secondo tempo l'abbiamo fatto un po' di più e la squadra si è vista insomma che poteva chiudere la partita, però questa è andata e dobbiamo pensare alla prossima. Ogni domenica, io l'ho sempre detto, in questo campionato è un campionato difficile per chiunque. Le squadre sono quasi tutte simili, non è che se parliamo di valori in questo momento si ha i valori migliori degli altri. Tutte le squadre hanno dei valori e perciò diventa competitivo. C'è qualche squadra che ne ha un po' di più, come il Cesena, come il Matelica, probabilmente stanno facendo quello che devono fare. La vittoria per il Pineto di mister Amaulo mancava dallo scorso 23 settembre. Tripletta di Fortunato ed il Pineto espugna il nuovo Romagnoli, Campobasso sempre più in crisi.
Battuta d'arresto per il Campobasso che cade in casa sotto i colpi del Pineto con un sentenzioso 3-0. Passiamo alla cronaca. Al quinto, corner per il Campobasso. Batte da Dalt che trova all'occa. Conclusione ravvicinata, deviata da un difensore ancora in angolo. Sugli sviluppi, in prota impatta bene di testa, palla sull'esterno della rete. All'undicesimo, occasione per il Campobasso. Lancio di Danucci, in prota prova la girata acrobatica di destro, blocca Fargione. Si fa vedere il Pineto al 14°. Con una palla in mezzo ci prova Fortunato e scivolata, ma la palla è facile preda di Sposito. Al 17° calcio d'angolo per il Campobasso su bella iniziativa di Dall'Alt. Batte l'argentino, nessuno riesce a raccogliere. Al 20° il Pineto va in vantaggio. Tiro di Campolone da fuori aria, deviato in corner da Sposito. Dal corner gol di testa di Fortunato. Al 21° pericoloso il lupo con Merio che ci prova di testa, lanciato da Cogliati, si rifugia in corner la difesa abruzzese. Al 26° ancora Campobasso, gran botta di Tommasini da fuori area che trova Fargione attento a deviare in angolo. 29° Campobasso con Merio raccoglie una palla al limite dell'area, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 32° c'è il Pineto, palo con Ciarcelluti che dalla sinistra raccoglie la palla e conclude di sinistro sul palo esterno. Al 33° raddoppio del Pineto, doppietta di Fortunato che conclude di destro da fuori area alla sinistra di Sposito. Al 37° rigore per il Pineto su fallo di Allocca, trasforma ancora Fortunato. Finisce qui il primo tempo. Nella ripresa, subito pericoloso il Campobasso al 47°. Dagli sviluppi di una punizione battuta da Dadalt, Cogliati ci prova al volo, palla in out. 50° ancora da una punizione di Dadalt e Cogliati a concludere al volo, palla di poco alta sopra la traversa. 52° ci prova ancora il lupo con Giacobbe, buona iniziativa di Dadalt dalla fascia sinistra che mette in mezzo. Giacobbe raccoglie, ma la conclusione viene deviata dalla difesa abruzzese. Al 78° ci prova il Pineto in contropiede con Ciarcelluti, blocca Sposito. 84° occasione per Giacobbe dopo un ben dialogo con Improta, conclusione debole, para Fargione. Da questo momento in poi nulla più accade in campo, finisce qui 3-0 per il Pineto, Campobasso sconfitto e contestato dai tifosi locali. Soffre per oltre metà gara il Cesena al Carotti di Esi, poi la squadra di casa resta in 10 per il cartellino rosso sventolato a Bubalo e arrivano le reti romagnole con Noce e Casadei. Il Cesena passa a Esi con un 2-0 e la Esina può mordersi i gomiti per le ingenuità che le sono costate la sconfitta. A livello di gioco la differenza in campo non si è vista, ma gli episodi hanno fatto la differenza a favore dei romagnoli. Per l'occasione il Carotti si veste a festa e il colpo d'occhio è di quelli davvero importanti. Bella l'iniziativa della Jesina che all'ingresso in campo delle squadre fa scendere i propri ragazzi del settore giovanile con le maglie di entrambe le formazioni. Mister Ciampelli disegna un 4-5-1 con Bubalo terminale offensivo sostenuto da Cameruccio e Parasecoli. 4-2-3-1 per il Cesena di Mister Angelini con Biondini a giocare davanti alla difesa e provare a rifornire il centravanti Ricciardo, molto temuto alla vigilia. Parte subito forte la Jesina a dare un'impronta alla gara. Scatenato Cameruccio al secondo minuto che trova il guizzo sulla destra, cerca pericolosamente la porta e guadagna un calcio d'angolo. Momento di forma straordinario per l'esterno nativo di Belvedere Ostrense. Ancora Jesina al 13°, scambio Magnanelli-Cameruccio-Magnanelli, il tiro del centrocampista jesino è ampiamente fuori misura, ma l'azione è da applausi. Non soffre la Jesina, anzi cerca di proporre trame di gioco pericolose, mentre il Cesena sembra sornione in attesa. Poco accade nel primo tempo con il pallino del gioco sempre nelle mani della Jesina. Si chiude la frazione di gioco al 45° con un contropiede sempre di Cameruccio che vola verso la porta difesa da Iardi, serve la corrente Magnanelli che però perde un tempo di gioco e il suo tiro viene ribattuto.
Si va dunque negli spogliatoi con il pubblico di casa soddisfatto della prova dei padroni di casa e il Cesena che non si è visto nell'area jesina. Come inizia il secondo tempo, però, dopo 4 minuti, l'episodio che con ogni probabilità decide il match. Parasecoli mette il turbo, entra in area e punta la porta, fa partire un tiro che finisce al lato. Il signor Zanotti però viene richiamato dall'assistente, conciliabolo tra i due, e l'arbitro estrae il cartellino rosso per Ivan Bubalo. Probabilmente un contatto sospetto con il suo diretto marcatore o qualche parola di troppo per l'attaccante jesino, fatto sta che lascia anzitempo il campo e per lui la statistica è impietosa. 3 partite, 2 espulsioni. Il Cesena preme e da un'altra ingenuità jesina trova il vantaggio. Calcio d'angolo dalla destra, Noce stacca indisturbato, David è incerto e la palla si insacca nell'angolino basso. 1-0 Cesena. A questo punto sono i romagnoli a condurre la partita e a gestirla senza troppi patemi. La jesina cerca una quadratura in campo con l'uomo in meno che sembra però non riuscire a trovare. Il raddoppio del Cesena arriva al 29esimo con Casadei che è appena subentrato ad Andreoli, in contropiede supera di slancio Pasqualini e batte David. Bella l'azione dell'attaccante bianconero da rivedere la copertura di Pasqualini. 2-0 Cesena. La jesina ci prova con il cuore senza riuscire a creare grandi occasioni da gol. Episodio dubbio al 36esimo quando Pierandrei viene atterrato in area, ma per il signor Zanotti si può giocare. Si chiude dunque sul 2-0 per il Cesena il big match di questa giornata di campionato. Cesena che non ha fatto vedere grosse trame di gioco, però è stata brava a far girare a proprio favore gli episodi determinanti della partita. La jesina può recriminare ancora una volta la mole di gioco prodotta nel primo tempo non viene sfruttata e anzi emergono i limiti di qualche giocatore e le ingenuità sono pagate a caro prezzo. Ribadisco il finale da Jesi, Jesina Cesena 0-2. Finisce in parità la gara a Monte San Giusto tra la San Giustese e l'Avezzano. Rossoblu in avanti con la rete di Chedira e poi il pareggio e il timbro di Dos Santos, pari importante per i biancoverdi di mister Giampaolo. Al comunale di Villa San Filippo la San Giustese ospita l'Avezzano con l'obiettivo di mantenersi nelle primissime posizioni della classifica dopo la vittoria sul Castelfidardo e il pareggio di Giulianova nel turno infrasettimanale. Secondo i pronostici estivi San Giustese e Avezzano avrebbero lottato per obiettivi importanti. I rossoblù marchigiani hanno ripagato gli auspici della vigilia esprimendo un calcio redditizio e divertente sotto la guida esperta e temperata di mister Senigallesi. Molto deludente invece l'Avezzano, partito da meno 3 e ancora ultimo in graduatoria nonostante una rosa di assoluto rispetto. Squadre schierate con il 4-2-3-1 nella San Giustese, Pezzotti, Argento ed Herrera si dispongono a ridosso di Chedira. Nell'Avezzano Dos Santos funge da riferimento centrale, Alessandro Cerone e Pellecchia agiscono a sostegno. Dirige il signor Campagni della sezione di Firenze in una domenica umida e piovosa. A confronto due squadre simili nel modello di gioco che amano il fraseggio e l'uscita palla al piede dalle retrovie, sfidando senza timore il pressing avversario. Al quarto tentativo insidioso di Cerone, Chiodini risponde con qualche difficoltà. San Giustese sorpresa dall'avvio manovriero degli abruzzesi. All'ottavo cross teso di Pellecchia da destra, nessuno ne approfitta. Al nono azione elaborata degli ospiti che si sviluppa da destra verso il centro. Conclusione di destro di Deramo che finisce larga, complice una deviazione. La squadra di Senigallesi replica con palloni calibrati dalle retrovie a cercare gli esterni offensivi. Al 17esimo Capitan Perfetti pesca Pezzotti sulla sinistra, palla sul primo palo per Chedira che mette dentro partendo però da posizione di offside. Gol annullato ma la San Giustese non demorde e 2 minuti dopo ripropone il medesimo copione, battuta lunga di Scognamiglio a cercare ancora Pezzotti, controllo magnetico del numero 7 rossoblù e pallone con il contagiri per Chedira che anticipa il diretto marcatore e supera il portiere Fanti per l'1-0 della San Giustese. Rete da manuale per la misura del lancio di Scognamiglio, per il controllo e il cross immediato di Pezzotti, per la finalizzazione di Chedira che ha attaccato il primo palo con estremo tempismo e cattiveria.
Al 28esimo la trama si ripete ancora, questa volta il pallone sfila verso il centro dell'area. Argento è macchinoso nel controllo, ma trova ugualmente il tempo per la conclusione sotto misura. Fanti si salva. Un minuto dopo Pezzotti conferma la sua fase di ispirazione, ancora il portiere dell'Avezzano risponde presente. I padroni di casa vanno a caccia del raddoppio al 31esimo slalom di Khedira, che cerca Argento nel cuore dell'area. La difesa marsicana riesce a spazzare. Al 34esimo tentativo di Herrera, palla fuori non di molto. La Sanustese non riesce a congelare il match in un momento favorevole. L'Avezzano ringrazia e chiude il primo tempo in avanti. Al 40esimo Alessandro sfonda sull'auto di sinistra. Pallone sul primo palo per Dos Santos, che calcia alle stelle da posizione favorevolissima. Al 42esimo triangolo interessante tra Alessandro e Cerone. Conclusione però sul fondo. Squadre al riposo sull'1-0. Gli ultimi minuti della prima frazione avevano lasciato intuire un netto cambio di tendenza del match. L'avvio di ripresa conferma in pieno queste sensazioni. È l'Avezzano a comandare il gioco. La Sanustese, in netto calo atletico, subisce con una certa passività le iniziative marsicane, che diventano via via più insistenti e pericolose. Al quarto Alessandro invoca un penalty, ma incassa solamente un cartellino giallo per proteste. La Sanustese prova ad alleggerire la pressione all'ottavo con un'iniziativa del solito Pezzotti, che impegna Fanti dalla media distanza. Senigallesi fiuta le difficoltà dei suoi e prova a correggere qualcosa spendendo tre cambi nei primi 16 minuti del secondo tempo. Fuori Herrera e Argento per Pluchino e Tizzi, in difesa spazio Ashiba per Marfella e Napano nella marcatura dell'estroso Alessandro. Proprio Alessandro al 14esimo semina il panico in area rossoblu. I compagni però non assecondano la splendida iniziativa del numero 7 biancoverde e l'azione sfuma. Mister Giampaolo allarga le braccia, è l'emblema della scarsa concretezza dell'Avezzano. Gli ospiti non si arrendono. Al 19esimo Conti, di esterno destro, costringe Chiodini ad un delicato intervento. Due minuti più tardi Alessandro guadagna una punizione dal limite, concessa per un fallo di mano. Proteste soprattutto del pubblico di fede rossoblu per questo calcio piazzato che cambierà le sorti della gara. Battuta violenta a centro area, tocco di rapina di Dos Santos che sorprende Chiodini con la difesa della Sanustese in netto ritardo. È il gol dell'1-1. I padroni di casa provano a scuotersi affidandosi come al solito a Pezzotti, che al 25esimo conclude alto da posizione interessante. È una fiammata però estemporanea per i marchigiani. Il pallino del gioco è ormai saldamente in mano all'Avezzano, che non si accontenta certo del pari, vista la classifica e il momento di crisi che attanaglia gli uomini di Giampaolo. Al 29esimo Teramo non inquadra la porta dalla distanza. Un minuto dopo clamoroso palo di Cerone, con una conclusione improvvisa che aveva colto impreparato Chiodini. Dos Santos non riesce nel tap-in sotto misura. Al 34esimo Sant'Agata rischia sull'aggressione di Pellecchia. La Sanustese si salva. L'Avezzano spinge senza alcuna esitazione. Al 39esimo Pellecchia disegna l'ennesimo cross velenoso a centro area. Cerone si libera dalla marcatura ma colpisce male di testa. Il fantasista dell'Avezzano ci riprova al 42esimo, ma trova solo l'esterno della rete. Senigallesi prova il colpo finale con un cambio offensivo, Laringe per Capitan Perfetti. Al 43esimo proprio Laringe si libera sulla destra, cross basso a centro area, sventato da una coraggiosa uscita di Fanti. Mister Giampaolo, per quello che abbiamo visto soprattutto nel secondo tempo, un pari che vi va piuttosto stretto. Ma sì, perché la squadra ha fatto una grandissima prestazione, ha giocato con qualità, con organizzazione, ha cercato in tutti i modi di fare gol, non ci siamo riusciti per la bravura del portiere, per la loro anche organizzazione in fase difensiva. È una squadra che ha preso 10 gol, se non sbaglio, però la cosa che mi serviva vedere la reazione di questa squadra, perché occupiamo l'ultimo posto in classifica, sicuramente abbiamo fatto degli errori, però se poi sfoderi queste prestazioni qui con una squadra che si trova terza in classifica, ti deve dare morale e consapevolezza che possiamo risalire e possiamo fare bene. Mister Senigallesi in settimana aveva messo in guardia i suoi: non guardare la classifica ma il potenziale di questo Avezzano. È stata una partita molto dura, come accoglie questo pareggio? Un punto guadagnato, loro strameritavano di vincere a mio parere, sono stati superiori per gran parte della partita, noi abbiamo fatto un buon primo tempo finché c'è stata comunque freschezza fisica, anche tecnicamente abbiamo fatto buone cose, sapevamo di dover fare questo tipo di partita, non pensavamo certamente che loro ci mettessero così in difficoltà. È una squadra... Io penso che nessuno possa guardare la classifica
credo sia meglio guardare i giocatori che hanno a disposizione. Secondo me rifanno di nuovo un filotto come hanno fatto l'anno scorso. Sono in questo momento neanche fortunati, a mio parere, perché le cose non gli girano dal verso giusto. Oggi, se avessero vinto, non avrebbero rubato nulla, anzi, penso che sarebbe stato giusto. Quindi un secondo tempo magari di gestione, considerando questo turno infrasettimanale che crea sicuramente difficoltà. No, non abbiamo proprio gestito nulla. Forse abbiamo gestito magari il secondo tempo con il Castelfidardo, infatti eravamo freschi poi a Giulianova. A Giulianova ci hanno consumato fisicamente e psicologicamente. Oggi non abbiamo controllato, oggi abbiamo subito l'avversario. È la prima volta, forse in modo così netto, in un anno e mezzo che io sono qui. È nell'aria, perché per la legge dei grandi numeri prima o poi una partita dove si fa fatica ci deve essere, però altre squadre secondo me prendono 3 o 4 gol oggi. Noi abbiamo ottenuto con un po' di fortuna, con un po' di rabbia, con tanta determinazione, cercando anche comunque quando avevamo la palla di tentare di tenerla, di ripulirla, però loro ogni volta che la prendevano diventavano davvero terrificanti. Hanno giocatori a livello individuale che possono cambiare volto a tutte le partite. In casa è un rullo compressore, 5 su 5 al Valle Anzuca per il Francavilla, poker di reti alla Sammorese col timbro anche di Cruz e Palumbo. Poker di reti, pokerissimo di vittorie in altrettante partite disputate alla Valle Anzuca. È un Francavilla da urlo, capace, malgrado le assenze di Cafiero, Banegas e Nazzari, di travolgere la Sammaurese, che finora aveva subito una sola sconfitta in campionato. Doppietta di Cruz, un gol a testa per Palumbo e dipinto. Rachini è il suo ex compagno di squadra ai tempi del Rimini, oggi tecnico dei romagnoli, Alessandro Mastronicola. Successo strameritato soprattutto all'Ancellotta di Isernia. Arriva la prima sconfitta della gestione Fabio Montani per la Vastese, vince l'Isernia dopo due sconfitte consecutive. 1-0 alla Vastese, con una contestazione finale dei tifosi ospiti che a lungo sono stati a colloquio con i giocatori biancorossi, che erano partiti in questa stagione con alti obiettivi, invece si ritrovano nei bassi fondi della classifica. L'Isernia ora è a 11 punti, una vittoria che ci voleva anche sul piano del morale, visto quello che è accaduto in settimana, ovvero le dimissioni del presidente Mario Mariani, e in questo senso al termine della partita il vicepresidente Piero Biscotti ha rassicurato la piazza: noi vogliamo andare avanti, in settimana ci vedremo, qualche stoccata però l'ha riservata all'ormai ex presidente. Ma passiamo alla cronaca del match, una partita che si è messa subito bene per i Pentri, che sono andati in gol al 12° con Barretta, un bel gol, uno stacco imperioso di testa da parte del difensore biancoceleste, che ha insaccato sugli sviluppi di un angolo. Dopo qualche minuto però Barretta, dopo aver rassegnato l'1-0, si è infortunato, ha dovuto uscire dal campo. Fortunatamente nessun problema grave per lui, al suo posto in campo il difensore del Prete. La Vastese prova a reagire, ma si vede soprattutto sul finale di primo tempo, con una serie di calci d'angolo e delle palle che finiscono tutte rigorosamente alte, per esempio quella di Del Duca proprio nei minuti finali della prima frazione, che ha superato la traversa. Nel secondo tempo ancora poche emozioni, al quarto minuto traversone di Romano in area, Cristiano tutto solo manda fuori, dopo un paio di minuti è Di Matteo che era al rientro dal primo minuto dopo diverse settimane, da buona posizione si fa deviare il tiro. All'ottavo minuto si vede la Vastese, Landi para in due tempi andando oltre la linea di fondo e l'arbitro assegna un angolo con delle proteste dei locali. Ancora la Vastese in avanti con Palestrini, che dalla distanza manda fuori un potente tiro. Dopo un minuto occasione ancora per gli ospiti, Leonetti di testa manda fuori un cross di Fiore, il migliore dei suoi. Al 17° della ripresa si vede l'Isernia con una bella azione partita dalle retrovie del Prete, si fa metà campo, gira sulla fascia per Cristiano, che
cambia gioco, trova Di Matteo, il tiro viene parato da Selva e il difensore abruzzese poi ci mette una pezza. Al 21esimo, sempre del secondo tempo, Cristiano dalla distanza trova Romano a pochi passi, l'attaccante biancoceleste si fa fermare in corsa dal portiere. Al 25esimo la Vastese va vicinissima al pareggio sulla fascia, il terzino si invola, mette in mezzo Leonetti, di testa trova Landi, poi sul tapin di Sciba la difesa biancoceleste mette fuori. Al 32esimo ancora Sciba, corre sulla destra, supera del prete, entra in area ma Landi ci mette sempre i guantoni. Dopo 4 minuti Leonetti in area si gira, trova l'onnipresente portiere biancoceleste. Al 41esimo forte tiro di Fazio, il capitano dell'Isernia impegna il portiere ospite sugli sviluppi della ribattuta, palla in area e Romano sbaglia il gol del 2-0, nel cadere a terra si infortuna e lascia il posto a Iaboni. I 5 minuti di recupero non riservano alcuna emozione, i Pentri tornano alla vittoria come detto dopo 2 turni di digiuno. Dunque abbiamo visto i servizi di questa nona giornata del campionato di Serie D Girone F. Adesso il programma del prossimo turno con tutte le squadre che finalmente avranno una settimana di tempo per preparare la prossima giornata, che sarà la 10ª, andrà in scena domenica 4 novembre. Andiamo a vedere comunque il programma. Avezzano Francavilla, Castelfidardo Forlì, Monte Giorgio Jesina, Agnonese San Giustese, Pineto Isernia, Cesena Recanatese, Giulianova Sant'Arcangelo, Notaresco Campobasso, San Maurese Matelica e Vastese Savignanese. È proprio tutto per questo nuovo appuntamento con Serie D in Gol. Un saluto in regia a Simona Marziani, da parte mia una buona giornata.